Buongiorno squadra, allora siamo a Senilis, al famoso, solamente che per guadagnarci il panino con la salsiccia e il bicchiere di vino rosso bisogna iniziare da qua, quindi via si parte. Lasciamo la macchina in centro Sigilletto, frazione di Fornevoltri, paesino di 62 anime che sorge a 1121 metri in Valdegano ed è noto per le cave di marmo grigio situate vicino al paese. Andando avanti scopriamo poi che vi è un parcheggio più comodo a 200 metri dall'attacco del sentiero. Allora, iniziamo l'attacco 169 nel migliore dei modi, cioè a palla, dritti su proprio, via, si parte. Dopo circa un'ora di cammino raggiungiamo Casera Monte dei Buoi alle pendici di Cima Ombladette. Tenuta molto bene, all'interno vi troviamo un bel caminetto, tavolo e sedie e 6 posti letto. Il panorama da qui poi è veramente molto bello. Raggiungiamo poi il punto più alto dell'escursione, Passo Pistorchia. Da qui ritorniamo sui nostri passi fino al bivio che ci porterà a Casera Bassa. Situata sulle pendici meridionali del Monte Bass, la casera è stata recentemente ristrutturata e dispone al piano terra di 2 locali completamente attrezzati, 8 posti letto e legna per il caminetto, ma anche una sega e accetta per farne dell'altra. Il messaggio è chiaro. Ma squadra, ritorniamo dove ci eravamo lasciati, cioè a Senilis, a mangiare e bere, aspettando che quella fenice di una Befana si rituffi nel Pignarul per poi risorgere l'anno successivo. E mentre si intonano canti popolari, i ragazzi del paese si prodigano perché il falò sia degno della simpatica vecchietta. E dopo essermi reso conto che mia moglie non tiene l'alcol, finalmente il rito propiziatorio può avere inizio. Quest'anno il fumo è salito dritto e questo va a indicare che sarà un anno difficile ma migliore del 2022. Le temperature cambieranno con un inverno freddo, soprattutto a febbraio, e l'invito del vecchio venerando è quello di restare uniti anche di fronte alla guerra, che è una scemenza delle persone che non hanno testa e intelligenza. A noi non resta che augurarvi un buon 2023, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!